Giovanni Lolli, vicepresidente della Giunta regionale, ma soprattutto titolare della delega al turismo. Oggi prima riunione per il contratto istituzionale di sviluppo nel settore turistico, il primo in Italia, una grossa novità per l'Abruzzo. Sì, è una procedura che in Italia esiste da tempo, che è stata utilizzata solo 2 volte per grandi progetti, cioè a Pompei e a Taranto, non sul turismo, in quel caso no, sullo sviluppo industriale, anzi reindustrializzazione, e a Pompei per i beni culturali. Poi è stata utilizzata un'altra 2 o 3 volte, ma per particolari opere pubbliche. È una procedura molto innovativa e permette di diciamo, andare con una semplificazione molto radicale di tutte le procedure, purché dentro un progetto generale. Noi l'abbiamo dedicata al turismo, non l'abbiamo potuto fare per tutta la regione perché non è previsto dalle norme, l'abbiamo fatto sul turismo montano e quindi abbiamo descritto, diciamo, un territorio che comprende i parchi nazionali e i distretti, però tutte e quattro le province, tant'è che sono state qui coinvolte. Io devo sempre ricordare che tutto questo nasce per iniziativa dei protagonisti del polo dell'innovazione turistica, che è una struttura prevista dalla legge 40, dentro la quale sono anche soggetti privati che hanno dato una grande spinta, hanno prodotto un documento molto interessante, anche nei contenuti, perché è tutto legato al turismo sostenibile. Oggi però, avendo ormai firmato l'intesa con i 4 ministeri e avendo predisposto il tavolo di regia, che è un tavolo nazionale, e noi dobbiamo arrivare lì con il materiale. La riunione di oggi, una riunione di lavoro, serve a rimettere insieme tutte le iniziative già finanziate, quelle presenti nel Masterplan, quelle presenti nei FAS o nel FESR o anche nel PSR, in modo particolare quelle legate alle strutture di comunicazione, da quelle viarie a quelle ferroviarie, a quelle sentieristiche, a quelle ciclabili, e quindi fare un disegno che rimette insieme tutto, compreso le attività per la depurazione, per le bonifiche ambientali, e vedere quante risorse sono. Un progetto integrato, mi sembra di capire, ma in termini finanziari sono previste risorse aggiuntive da parte dello Stato? Sì, anche se io voglio spiegare molto bene qui, quindi non è una specie di bancomat in cui si arriva e si prende. Ci sono risorse dello Stato che vengono messe a disposizione a condizione che ci siano progetti nei quali i soggetti territoriali, a partire dai soggetti privati, mettono a loro volta delle risorse per investimenti. Vogliamo collegarci ai circa 200 milioni di euro che questa regione ha teoricamente a disposizione sul piano Juncker. Il piano Juncker però prevede che ci sia un privato che fa un investimento. Il piano Juncker sul turismo in Italia è stato usato pochissimo, solo da alcuni grandi gruppi. Noi il modello che ci abbiamo non è quello di grandi gruppi, ma quello di coinvolgere territori e reti, e insieme alla Cassa Depositi e Prestiti, e quindi in particolare alla Banca per il Mezzogiorno, noi vogliamo usare questo contenitore, il CIS, proprio per moltiplicare le risorse. Naturalmente dentro a questo pacchetto di risorse andranno inserite anche le risorse dei 2 terremoti, tenendo presente che con il CIS la possibilità di utilizzare questi fondi va per vie molto ma molto accelerate, fuori dal patto di stabilità, perché il CIS esenta gli enti attuatori a partire dai comuni al patto di stabilità, quindi diventa uno strumento veramente innovativo e importante. Ripeto, non è la promessa di nuovi soldi da distribuire, è una metodologia innovativa e seria e pianificata, sulla base della quale intanto usiamo meglio i soldi che ci abbiamo e che non riusciamo spesso a usare, e poi, grazie al fatto che li usiamo meglio, possiamo accedere a nuove fonti finanziarie. Senta, Presidente, un'ultima domanda. I tempi, lei mi ha parlato di un tavolo nazionale dove dentro ci sono i 4 ministeri, i tempi di presentazione della programmazione quali sono? Noi entro il mese di marzo vogliamo aver completato tutta l'attività ricognitiva. E quindi aver fatto già la prima riunione formale del tavolo nazionale, nel quale si parte con le procedure.